Allora, siamo con Natalino Mattieto per parlare di questa edizione della mostra dei presepi alle piccole cisterne. Ancora una volta l'impegno è stato grande, ma come diceva il sindaco prima, è un caposaldo del Natale Fermano. Sì, come l'anno scorso, quest'anno insieme a Domenico e Donatella abbiamo organizzato questa mostra che quest'anno, anche con le precedenti edizioni, quest'anno è il 16° anno. È un mese abbastanza duro perché tutte le sere fino all'una della notte per poter cercare di terminare giusto per oggi. Ecco, vediamo anche il presepe che hai realizzato, così ce lo spieghi Sì. quello di quest'anno. Questo è un paesaggio invernale, diciamo, vedi, c'è le montagne e ci sta qualche casa rotta. Non ce la volevo mettere per il terremoto, però ci sta qualcosa lassù si è salvato tutto, qua giù qualcosa si è Danneggiato, diciamo. danneggiato un po'. E questo c'è l'effetto notte e giorno, alba, adesso in questo momento è Ecco, notte. ogni volta come ti approcci quando realizzi un presepe? Torniamo qui che c'è la Sì, luce. quest'anno è stata dura perché non avevo idee e fino all'ultimo, gli ultimi 15 giorni, ho cercato di realizzarlo anche con l'aiuto di qualche persona che mi ha dato qualche idea perché sinceramente Il periodo non è facile. non è facile. Se c'è l'idea ci metti poco tempo, altrimenti è alla lunga, diciamo. L'invito con quale spirito venire a visitare quest'anno la mostra? Primo perché è una bella mostra, l'anno scorso era bella, ma quest'anno forse ci siamo superati anche con la presenza degli amici di Monte Brandone, Acquaviva, San Benedetto e c'è una signora di Bracciano che siamo stati noi, siamo stati là a prendere il presepio, siamo stati a Latina pure a prendere altri presepi. Questa Quindi signora è entusiasta perché quelli lì sono vestiti fatti con le stole dei pariamenti sacri. E lei lavorava su una ditta che faceva pariamenti sacri e con le ritaglie ci ha fatto tutti i vestiti dei personaggi.